Gladys ha 28 anni. Da 3 anni è in Italia con un regolare permesso di soggiorno per motivi umanitari. È scappata dalla Nigeria per sfuggire a un matrimonio combinato con un uomo che aveva 40 anni più di lei. Lui era amico di mio padre. E tuo padre ti aveva promesso a lui. E tu però non volevi. Io ero una sarta in Nigeria. Avevo un negozio e 2 dipendenti che lavoravano per me. Era stato mio padre ad avermi dato i soldi per aprirlo. Poi, quando mi sono rifiutata di sposare il suo vecchio amico, l'ha chiuso e ha licenziato le sarte assunte. Un giorno un mio amico mi ha detto che in Libia un suo contatto cercava una sarta. È così che ho deciso di scappare in Libia. Solo quando sono arrivata ho capito quale sarebbe stato il mio vero lavoro. Mi hanno chiuso in una stanza. Un uomo mi ha ordinato di depilarmi. Mi ripeteva: o esegui i miei ordini o te lo faccio fare con la violenza. Sono rimasta in Libia per 1 anno. Poi ho scoperto di essere rimasta incinta. Ho avuto paura che mi uccidessero, così ho deciso di scappare. È stato un viaggio infernale. Molte persone sono morte quando la barca si è rovesciata, prima che venissero a salvarci dei pescatori. Poi è arrivata la guardia costiera e ci hanno riportato in Libia. E lì ho perso il mio bambino. Ho avuto un aborto. Sono rimasta in Libia per un po' di tempo e poi mi sono imbarcata di nuovo per l'Italia. Questo documento, vedi, è valido fino al 3 maggio del 2020. Il 3 maggio è dietro l'angolo. Sì. E tu torneresti volontariamente in Nigeria? No. Non torni in Nigeria? No. Preferisci la clandestinità? Sì.